30 maggio del 2024. Siano tanti i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Oggi la Francia celebra la sua patrona, Santa Giovanna d'Arco. Anche noi la celebriamo. È nata Madame Rémy, detto la Poussin, nel 1412, e poi morta a Rouen nel 1431. Figlia di poveri contadini, lavorando nei campi, ebbe la visione San Michele Arcangelo, Santa Margherita, che la incitavano a liberare la Francia. Era una ragazza, una ragazzina addirittura. Però, giustamente, dopo diverse apparizioni si decise. Addirittura scappò da casa senza dire niente ai genitori, cavalcando come un maschio verso la corte di Francia del re Carlo VII, che volendo ingannarla indicò come re un paggio, ma lei, secondo la sua visione, si cercò dinanzi al vero re e domandò di avere un esercito per poter liberare Orléans assediata. Lo ottenne, a malapena, ma lo ottenne. Col suo carisma, a cavallo, con la bandiera, trascinò gli uomini a liberare Orléans dall'assedio, per tutto facendo arrivare dei viveri in modo miracoloso attraverso il fiume, la Loira. Poi seppe, con la sua capacità di dare tanto ardore, che uscirono e sgominarono l'esercito inglese che assediava. La volta che tornò dal re a Reims per farlo incoronare re di Francia. Poi ci furono altre battaglie. Lei due volte fu ferita, ma nonostante ciò continuò la sua battaglia in nome di Dio. Da notare che ai soldati proibiva di dire bestemmie, allontanò le prostitute. C'era il cappellano che faceva confessare, la messa, la comunione, e poi li lanciava alla guerra e vinceva. Se non che poi, nonostante che le voci dicevano di smetterla, lei continuò, fu tradita e presa in trappola dai borgognoni francesi, che favorevoli degli inglesi la vendettero agli inglesi, fecero un processo falso. Non c'è davvero un Cochon, nonostante che fosse parlato al Papa,
non glielo concessero, la condannarono come strega, come eretica, come non sapevano da quante accuse farle, e la bruciarono viva al Rocco. Per cui di lei non rimase altro che cenere. Quindi ci sono reliquie, quante volte sono false. La sua azione durò 2 anni, dal 1428 al 1430. 1431, carcere, tribolazione, umiliazioni. Ed è santa per questa, per la pazienza che ebbe. Fu proclamata santa da Pio X, beata da Pio X, 1909, e canonizzata da Benedetto XV nel 1920. Da notare che nel 1456, dopo pochi anni, 20 anni, fece un altro processo riabilitandolo e dichiarandolo innocente. Si capisce che è patrona della Francia. Il Vangelo è quello di oggi, il cieco di Gerico. Nel tempo arrivarono a Gerico. L'episodio di Gerico ci insegna che essendoci molta folla, il cieco non vede, ma sente. E sente che sta passando Gesù. E grida, lo riconosce, figlio di Davide, suo Messia. E lo grida, grida e rigrida di nuovo, anche se cercano di zittirlo. E Gesù risponde a questo grido e lo libera dalla cecità. La riflessione che dobbiamo fare è che non c'è soltanto una cecità materiale, ma c'è quella spirituale, da cui il Signore ci deve guarire. L'egoismo, causa del peccato originale, si rende così feroce che non si bada né a parentela né ad amicizie, né a nessuna cosa, pur di fare valere il proprio dominio, cioè le proprie ragioni, che possono essere false, perché tutti abbiamo ragione, ma la ragione sta nel rispetto vicendevole. Signore, ci apra gli occhi per capire che il Signore ci ha creati uguali, persone, popoli, ma distinti. Ognuno ha la propria identità che va rispettata, perché noi abbiamo il diritto e il dovere di amare e di essere amati. Signore, ci apra gli occhi, che sappiamo rispettare le altre persone, compatendo, perdonando e soprattutto mettendo saggezza e prudenza nelle nostre relazioni. Amen. Dice un salmo: quanto è bello e suave che i fratelli vivano insieme. E come l'olio scende sulla vabbè di Aronne,
progetto di Dio sull'umanità è l'uguaglianza nella diversità. Uguale nei diritti e doveri, ma ognuno con la propria identità. Che il Signore sia con voi. Il Signore ci custodisca e ci protegga. Noi faccia rispetto noi stavolta e ci dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo affettuoso su di noi e ci dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ci accorgiamo che, essendo diversi, non ci facciamo uguali. L'ammalato, l'anziano, il disoccupato, viene completamente dimenticato. Quando invece, ecco, con l'eccezione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, e questa santa eroica Giovanna d'Arco, Vergine, indotta a fare la guerra per liberare il suo popolo, e tutti i santi, gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace a tutti, buoni e cattivi, giusti e